nella mia sì, buona e bella. Cicciri nella mia sì, buona e bella. Cicciri nella mia sì, buona e bella. Presidente della Pro Loco di Belmonte Calabro, siamo qui per la 47esima edizione della pasta di Zitti, una tradizione che qua nella tua città è sempre molto sentita. Noi portiamo avanti una tradizione, la sagra della pasta di Zitti rievoca in effetti il pranzo del matrimonio di una volta, che si organizzava in casa con la preparazione della pasta con il sugo di carne di pecora dannata. In realtà la sagra è iniziata ben prima della nascita della Pro Loco, e la Pro Loco, quando è stata istituita, ha voluto portare avanti questa tradizione. Siamo giunti, come dicevi tu prima, alla 47esima edizione, quindi sono tanti anni. Noi siamo stanchissime, si vede dalle nostre facce, ma siamo soddisfatte perché nel corso degli anni la sagra ha cambiato aspetto, è diventata ormai una rappresentazione di calabresità, perché noi abbiamo lanciato il motto "Gustiamo calabrese", quindi tutti i prodotti utilizzati per la preparazione del piatto, che ricordo è a base di pasta condita con il sugo di carne di pecora. Sono tutti prodotti calabresi, prodotti d'eccellenza che sono stati selezionati. E non solo, la nostra manifestazione da un po' di anni è plastic free, perché noi, come avete potuto vedere, utilizziamo i vassoi in polpa di cellulosa, le posate e i bicchieri in materiale compostabile. In più abbiamo istituito una linea in cui si utilizzano come contenitori delle ciotole e dei bicchieri che sono fabbricati a Gerocarne in provincia di Vibo Valentia, e questo è un valore aggiunto che naturalmente parla tanto di calabresità, perché noi ci teniamo veramente a portare avanti la nostra identità sia come belmontesi che come calabresi naturalmente. Quest'anno fra l'altro c'è stata una grossissima novità, perché abbiamo fatto degustare ai nostri ospiti anche gli arrosticini di pecora dell'Abruzzi, quindi abbiamo creato un legame con l'Abruzzi, che come sapete gli Abruzzi allevano moltissime pecore e le degustano veramente bene, e quindi abbiamo preso questa bellissima tradizione abruzzese e l'abbiamo portata a Belmonte. In più abbiamo fatto omaggiato il nostro paese con una birra a Bellimontisa che è stata creata appositamente per il nostro paese.